Beh, amiche, finalmente posso dirlo. Buongiorno. Allora, amiche, se sentite che ho la voce un pochino nasale, è perché l'altro giorno ho preso un pochino di freddo, colpa mia. E quindi ho questa voce un pochino così. Spero appunto di guarire presto. Perché, amiche, vi do la prima notizia così dell'anno del 2023. Fra pochi giorni parto. Vi do però qualche spoiler. Perché ovviamente l'ho dato anche su Instagram. Ossia, vi dico solo che devo partire fuori Italia. Devo andare in un posto un pochino caldo a trovare, anzi non a trovare, a trasformare una YouTuber che si occupa di casi sui bambini, genitorialità, crime. Mica avete capito da chi vado? Fatemelo sapere con un commentino qua sotto. Io sono super emozionato e ovviamente vi porterò in questa avventura. Sarà divisa probabilmente in due vlog perché sarà tipo più di una settimana che io sono lì, quindi cioè, de devo macinare perché se vi faccio un weekly, come posso dire, dal lunedì fino alla domenica esce un video di 2 ore. Poi vabbè, voi ditemi se volete un video di 2 ore, io ve lo faccio, ma secondo me è un po' deleterio, ecco. Spero amiche di non scandalizzarvi con questo pigiama, come posso dire, in pile, perché io ho un freddo atomico, ma soprattutto non so se riuscite a vedere dietro di me, ma c'è un caos. Io qualche giorno fa ho proprio pulito tutta la casa, lavato i pavimenti, spolverato tutte le superfici. Era, vi giuro, un gioiellino. Stamattina un disastro. Io non so che cosa sia successo in questa casa. Secondo me è proprio, hanno lanciato una bomba e chiuso la porta perché è diventato veramente un disastro. E devo sistemare tutta la casa. Perché questo pomeriggio viene a trovarmi la mia amica Carla, che voi avete visto tante volte, soprattutto come shorts. Non mi ricordo su YouTube, forse c'è stata qualche apparizione. Ma dovete sapere che Carla mi fa sempre da modella più volte al mese e io la ringrazio per questo perché ha dei capelli sempre super super lunghi e oggi faremo dei video un po' particolari, lo vedrete anche all'interno di questo vlog, ma soprattutto amiche vi devo dare un sacco di aggiornamenti. Allora, innanzitutto il primo aggiornamento è per quanto riguarda la mia salute. Ieri ho fatto un'ecografia e devo dire che è andata abbastanza bene, nel senso che c'è qualcosa, però quel qualcosa è veramente irrisorio, nel senso che è grande come un chicco di riso, quindi mi hanno detto che non c'è da preoccuparsi perché per ora devo solamente monitorarlo. Per le altre analisi io sto aspettando ancora i risultati dovrebbero arrivare circa tipo verso il 17-18 di gennaio. Un'altra notizia che vi devo dare, ho iniziato un nuovo percorso con il personal trainer. Ho iniziato un nuovo percorso per quanto riguarda la dieta. Praticamente, per chi non lo sapesse, per chi magari mi seguisse da pochissimo, io a marzo, del 2022 ho intrapreso un percorso in palestra che mi ha portato a perdere più di 10 kg, chili che avevo accumulato per la scomparsa di mio padre, per il fatto che il mio attuale, come posso dire, fidanzato dell'epoca mi aveva messo le corna, ma questo è un altro discorso. Avevo messo su tantissimi chili, ed ero arrivato a un peso che io non ero, al quale io non ero mai arrivato. Non potevo dire di essere grasso, ma io non mi vedevo bene. Quindi a marzo ho iniziato a andare in palestra, a fare e ad attuare un'alimentazione più corretta e ho perso questi chili. Ovviamente c'è stato quindi un percorso di dimagrimento. In questo caso invece che cosa abbiamo attuato insieme con il nutrizionista e con il personal trainer? Abbiamo attuato un percorso di massa. Quindi d'ora in avanti mangerò, tra virgolette, a livello di quantità molto di più, cose ovviamente proteiche specifiche, in modo tale da ingrossare la muscolatura. Io sono un po', vi dico la verità, preoccupato perché io già di mio non ho una muscolatura, come posso dire, sottile, cioè io di spalle sono abbastanza largo, quindi ho paura di diventare un armadio IKEA, ma vabbè, noi facciamo questo esperimento, vediamo come va, io mi fido. Quindi ora mangiare grandi quantità di cibo, anche in tempi ristretti, è un po' pesante, altrimenti rischio di sentirmi male. Comunque io la smetto di chiacchierare qua perché altrimenti mi uccidete, mi metto subito a fare i piatti. E poi amiche ci muoviamo in bagno così vi faccio vedere innanzitutto la nuova skincare routine che ho adottato, che sto adottando, ma soprattutto ho anche un sacco di lavatrici da fare, roba da stendere, devo sistemare la casa prima che venga Carla che dovrebbe arrivare subito dopo pranzo, quindi verso tipo l'una e mezza, due. Thank you.
Posso dire, amiche, che la mia vita è una presa in giro? Io praticamente vi ho detto ora, metto a pulire casa, riordinare, vi dico solo che chiamata con la commercialista per risolvere i problemi e niente, io sono praticamente qua alle 10 del mattino ancora qua al computer a sbrogliare tutto questo casino che poi... Allora, questa è una parte del lavoro che secondo me non si percepisce tanto, ma è una parte che richiede tantissimo tempo, quella della contabilità, nonostante io comunque abbia la commercialista, perché tutte le fatture... Ovviamente le devo fare io perché altrimenti farle fare da un commercialista ha un suo costo, ma soprattutto anche la parte di collegamento con i brand. Per esempio, mi è capitato qualche giorno fa che ci fosse un brand con il quale avessi fatto più, come posso dire, storie di quante loro me ne avessero richiesto. E quindi andava modificato il contratto perché mi spettavano, tra virgolette, più soldi. Quindi un panico che voi non avete idea, è tutto un macello, un incastro di cose. Bisogna sempre stare attenti a queste cose. Infatti, non so se vi è capitata magari sotto mano questa polemica. C'è stata e c'è tuttora in corso una polemica su TikTok e sulle altre piattaforme gigantesca perché tantissimi content creator, ma vi parlo di persone con milioni, si sono affidati a determinate agenzie che hanno rubato i loro soldi, cioè loro magari hanno lavorato un mese intero e quei lavori non sono stati mai retribuiti, come c'è stata una grande polemica per quanto riguarda Khaby Lame. Per chi non lo conoscesse, Khaby Lame è il TikToker più famoso del mondo, se non erro ha superato anche Charli D'Amelio. È appunto lui è italiano ed è appunto il ragazzo nero, quello che non parla mai ma gesticola sempre. Non so se vi è capitato lui, vi ripeto, famosissimo e con numeri veramente da paura. Per esempio, lui stesso è andato contro la sua stessa agenzia perché il suo manager ha trattenuto un sacco di soldi che spettavano a lui. Proprio perché quando le persone si affidano totalmente a un'agenzia bisogna selezionarla bene. E molte volte capita che chi non si, come posso dire, affida a un'agenzia valida e a delle persone competenti, il rischio è quello di perderci veramente tanti soldi, ma si parla di veramente cifre incredibili, 100.000 euro che l'agenzia si è intascata e doveva dare al content creator e quindi un sacco, ma vi giuro, un sacco di ragazzi, soprattutto i più giovani, TikToker, eccetera. Sono in cacca perché sono in lite con l'agenzia, di che poi la situazione non è neanche così facile perché nel momento in cui tu entri in un'agenzia sei vincolato da un contratto. Quindi cosa succede? Che devi innanzitutto prescindere da quel contratto che ti lega all'agenzia e ovviamente ha un costo perché devi pagare una penale qualora ti ritirassi, mettiamolo in questo modo, prima della fine del contratto e in secondo luogo poi devi avviare una causa legale contro l'agenzia, quindi una marea di soldi. Ora vi spiego un attimo questo mondo perché è un mondo nuovo anche per me. Non so spiegarvi bene tutte le dinamiche perché io non ci sono stato dentro abbastanza da potervi dare informazioni. Che è praticamente quando tu ti affidi un'agenzia, è l'agenzia che parla direttamente col marchio. Mettiamo, spariamo Adidas. È l'agenzia che parla col marchio e fissa con loro un contratto. Di questo contratto mettete che non lo so, la cifra è 1000 euro. Ecco, il 30% generalmente di questi 1000 euro viene dato, se lo prende l'agenzia, il resto va alla persona che da quelli deve poi detrarre le tasse, quindi da quei, non lo so, boh, 600 euro, 600-700 euro gli rimangono in tasca, siano 300-350, una cosa del genere, quindi bisogna sempre considerare questo e soprattutto la tassazione in Italia, io parlo per me, trovo che sia veramente alta perché io purtroppo non ho potuto fare una partita IVA a regime forfettario perché avevo dei terreni che mi ha lasciato mio padre che se io potessi lancerei volentieri e quindi una partita IVA di tipo ordinario e pago veramente tantissimo, tant'è che infatti vi avevo fatto un video quest'estate nel quale vi avevo detto che tutti i risparmi che avevo collezionato in un anno li ho dati tutti allo Stato e quest'anno lo stesso sarà, secondo me, la stessa identica situazione. E questo è anche uno dei motivi che come posso dire, mi blocca dall'aprire il mio salone. Nel senso che tante volte io vi ho detto che uno dei miei sogni è aprire il mio salone, ma per aprire il salone servono soldi e la banca non te li dà. Quindi io ho bisogno apposta di un investimento e non so dove tirarlo fuori. Parlando di questo argomento,
Mi fa ridere che sono partito dalle tasse, passando ai TikToker, alle denunce, perché vi giuro che questa cosa sta veramente impazzendo sul web e le persone stanno sempre di più denunciando questa cosa delle agenzie. Però, vi ripeto, sta nella capacità della persona, del content creator, a riconoscere, come posso dire, quando un'agenzia è valida oppure no. In questo 2023 voglio impegnarmi a capire se ci sono dei bandi, dei finanziamenti per quanto riguarda la casa, perché vi dico la sincera verità, io vorrei entro i 30 anni, ora fra poco settimana ne farò 25. Ormai l'età avanza, non ho più 18 anni e io entro i 30, vi giuro, vorrei comprare casa. Ci riuscirò? Ho già parlato con la banca, anche con la direttrice della banca, che è una mia follower. Ciao Valentina, se mi stai guardando. E purtroppo i soldi la banca non me li può dare, perché appunto avendo una partita IVA per loro non è abbastanza sicuro e quindi niente da fare. Devo capire come poter ottenere un finanziamento essendo giovane e non lo so, amiche. Detto questo, io in questo 2023 non mi arrenderò perché ho in mente un progetto bello importante, vediamo se riusciamo a portarlo al termine, che scoprirete più avanti, e niente, io ora continuo la mia contabilità e vado a fare lavatrici. 2 hours later. Eccoci qua, amiche, finalmente. Io ho fatto la doccia, ho finito di fare lavatrici, eccetera, estendere. Siamo pronti per fare skincare, però prima faccio la barba, ma soprattutto so che è un momento tipo, vi giuro che a me piace tantissimo, nella parte soprattutto di editing, ma vi lascio al Nicolas del voiceover del futuro. È una cosa che io amo. Fatemi sapere se vi piace la parte dove io faccio il voiceover, magari dove mi trucco con la mia voce in sottofondo, oppure se preferite questa versione così parlata diretta. Sapete perché ve lo dico? Perché io prima di addormentarmi dovete sapere che guardo sempre video dove l'audio è rilassante, tipo magari i video di Carmi e Miui, i video di Ambra Osservatrice Scaltra, i video di Alexandra Anil. Se non la conoscete, una make-up artist americana fuori di testa, bravissima. Quindi spero che la luce sia un po' ottimale, perché il problema proprio del bagno è che c'è poca luce, c'era più luce nella casa precedente in bagno, avevo molta più rifrangenza di luce. E vi lascio al Nicolas della skincare. Ecco qua, amiche, sono il Nicolas del futuro. Iniziamo subito con la doppia detersione. Vado col The Calm Balm di Yapoda, che è uno dei miei prodotti preferiti del brand. Lo sapete, io in fissa con la skincare coreana. Vi dico la sincera verità: tempo fa ero molto più improntato, se vogliamo metterla in questo modo, sul make-up. Invece, da quando sto facendo anche il laser alla barba, vi lascio vedere, amiche, i risultati di questa seconda seduta. Devo dire che sono molto più improntato sulla skincare, nel senso che una buona pelle, una buona condizione di pelle permette poi anche di avere un bel make-up. Passo poi al detergente, questo di CeraVe. Generalmente utilizzerei The Bubble Double, sempre di Yapoda, però ho deciso di sperimentare con appunto questo detergente. Mi sta piacendo tanto, anch'esso con acido salicilico all'interno che va a lavorare sulle imperfezioni della pelle. Vado poi a lavorare il prodotto con il Foreo Luna Mini 3, che per me è essenziale. Da quando l'ho scoperto, vi giuro, vi cambia completamente la pelle. Successivamente ho sciacquato il viso e tampono con un asciugamano in microfibra. Alcune persone mi hanno detto su Instagram che era un asciugamano da bidet. In realtà è uno per gli ospiti e ne ho tantissimi. Vado poi a utilizzare questo tonico che mi è stato inviato dalla mia amica Anna, che ha il suo shop online di prodotti coreani che si chiama Persin Korea Shop, con il quale avete anche il codice NICO10 qualora voi voleste acquistare un prodotto. Questo tonico ha una texture molto densa, molto corposa, non è la classica texture in acqua e a me piace tantissimo perché va a idratare tanto la pelle. Ultimamente, da quando vivo a Milano, la pelle è super secca. Vado poi sempre con questo contorno occhi di Klairs, che è quasi terminato, sempre dello shop di Anna e sempre anch'esso coreano. Amiche, io in fissa, ve l'ho detto, con la skincare coreana. Proseguo poi con la vitamina C e vado ad utilizzare questa della Roche-Posay, che è un potente antiossidante e illuminante. A me piace tantissimo la vitamina C, soprattutto mischiata anche con un po' di acido ialuronico. Se lo avete a casa, va a idratare e illuminare tanto la pelle, specialmente con l'anti-age, è formidabile. Vado poi con dei Make My Day Cream di Yapoda a idratare bene il mio viso.
Guardate la pelle come è subito più luminosa e più distesa. Successivamente poi proseguo con la protezione solare. Vado ad utilizzare sempre la Roche-Posay. Devo dire che anche questo marchio, che è appunto un marchio da farmacia, la Roche-Posay mi piace tantissimo. Questa è la Anti-Helios, la Invisible Cream. Mi piace tanto perché è una crema che non va a ungere il viso e soprattutto se vedete che ne applico tanta, amiche, questa è la quantità di prodotto necessaria da applicare sul viso. Termino la skincare applicando come burro cacao il Baume de Rose di By Terry, vi giuro, un idratante labbra pazzesco. Se avete labbra secche come Sara, lui è la vita. E questo, amiche, è il risultato della pelle a luce naturale, in modo tale che possiate vedere le mie imperfezioni. Devo dire che questo lato del viso ha anche poche macchie, qua ne ho un pochino di più per via appunto dell'acne che ho avuto in passato. Niente, io ho anche fatto merenda, amiche, ma non sono riuscita a mangiare il quantitativo che mi ha dato il nutrizionista perché stavo per vomitare l'anima. Allora, amiche, non so se si vedrà qualcosa perché fuori vi giuro che sembra mezzanotte, cioè non, io sono davanti alla finestra e non si vede niente. Questo è il make-up di oggi, un make-up che avevo già fatto tempo fa per andare a un party di Charlotte Tilbury, oggi mi andava di truccarmi così. Fra un'ora viene Carla e io devo pranzare perché è l'una e mezza, quindi corro a pranzare, corro a riordinare il caos che ho dietro di me, così poi arriva Carla e vi spiego un attimo il lavoro che andremo a fare, perché andremo a fare qualcosa che lei non ha mai fatto in 10 anni, ma ve lo spiego dopo con lei. Guardate chi è Hola! venuta! Oggi facciamo una cosa pazzesca, ma si può Sì. dire? Sì, ora lo diremo. Allora, amica, dovete sapere che Carla è naturalmente. Riccia! Ma io non vedo i miei ricci da mo' Ma me la praticamente. mandi la foto di quando eri piccola, che Oh, l'allego. caparezza, ve lo giuro, caparezza! L'allego per far capire il tipo di riccio fitto che lei aveva. Secondo me, tipo un 3B, 3C dovrebbe essere bello, bello Ah, sì, perché io lo ricetto. capisco, sì, 3C. Un 3C, penso, correggetemi se sbaglio. Quindi oggi proveremo, innanzitutto già facciamo Olaplex, eccetera, eccetera. Vediamo che cosa uscirà fuori, vediamo se riusciamo a far arricciare i capelli di Carla. Secondo me restano stecchiti così, tipo, basta, dopo 10 anni di piastra, non ne possono più. E se riusciremo a cavarne qualcosa, ovviamente vi metterò tutti i prodotti, uscirà anche lo YouTube Shorts dove vi faccio vedere il tutto. Quindi vediamo che cosa Andiamo, succede. dai. Iniziamo dal lavaggio. Allora, amiche, siamo qua con Dai, andiamo, Carla. colpo della strega. Allora, amiche, ho fatto Olaplex numero 3, 4 e 8 a Carla e ora è a testa in giù perché dobbiamo fare scrunch per quanto riguarda i capelli Esatto, sto ricci. gocciolando tutta la casa del Nico. Esatto, vedrete tutti i passaggi, vi ripeto, su YouTube Shorts perché è un po' difficile con la macchina fotografica e Carla che mi sta allagando il pavimento. Allora, amiche, qua non abbiamo ancora completato l'asciugatura, ci stiamo mettendo un po', ma guardate, zia Carla, come è Una ragazza riccia! verace. È riccissima! Io non ci credo, vi giuro che ci stiamo mettendo No, io sono le ore. scioccata, ancora non mi sono viste. Le ore, ma guardate come sono carini, tutti definiti. Io spero che le persone ricce apprezzeranno o mi insulteranno sulle varie piattaforme social, non so. Allora, amiche, ma questi sono i capelli di zia Carla, si faccia Ragazzi, vedere. io sono veramente sotto shock, mi sento tipo. Avevo uscito Sì, perché mi sento proprio sicula così, capito? Selvaggia, non lo il siciliano. so. Quanto è bella, Ma mi Carla. piacciono un sacco, non pensavo. La prossima volta li scaliamo, mi sa. Pochissima assenza di luce, abbiamo finito E al di buio. fare, sì, al buio, i capelli con zia Carla. Abbiamo registrato anche un altro video, sempre che uscirà su YouTube Shorts, ma anche sui Reel e su TikTok. E niente, con zia Carla ora andremo a cena fuori, ma healthy, perché sia Carla che io siamo a dieta. Esatto, ma non sappiamo ancora dove. Non Ora sappiamo ancora c'è un dove, anche perché dilemma. Carla è vegetariana. Siamo a cena in un locale cinese. Io sono stato bravo, non ho sgarrato perché ho preso il riso con il manzo e poi abbiamo preso dei raviolini di verdure. Quindi sono stato Ragazzi, siamo bravo. buone una
fame terribile. Dillo, dillo. Mangerei il tavolo, una fame terribile. Quanto è bella con i capelli ricci? Così. Io ancora sto cercando di capire la vibe, se mi piace o meno. Secondo voi sta bene Carla con i capelli ricci? Fatemelo sapere. E niente. Io ho saltato la merenda, quindi devo anche recuperare. A merenda avevo lo stesso 200.000 cose da mangiare. Ce la faccio. Allora, zia Carla, cosa ci dice? Allora, ragazzi, ora buono. Ma io ho una fame che... cioè, no. Come minimo doveva essere anche così. Cioè, noi disappointed di questo ristorante che è, che è più caro generalmente rispetto a quelli dove andiamo. Oh, ma le porzioni sono anche più piccole. Eccoci qua. Allora, amiche, una Carla che si sta per sentire male. Io no, non ci trovo male. Ha deciso di prendere il tofu piccante. In realtà però, cioè, come potete vedere, ci sono proprio i pezzi di peperoncino e ne ha beccato uno. Ragazzi, la peggiore idea che ho avuto nel 2023. La prima e la peggiore. Mi fa ridere perché sta morendo. Capo, datele acqua, pompieri. Col piccante da Dio. Questo non è legale. A few moments later. Non avete capito che io avrei dovuto... perché ora vi spiego perché dico avrei dovuto abbandonare Carla a casa sua, visto che abbiamo cenato nel ristorante sotto casa sua, ma ta-da! È qua con me di nuovo qua. Perché cos'è successo? Cosa è successo? Praticamente vuoi raccontarlo tu o racconto io? Racconto io. Vai. Racconto io, poi Carla aggiungerà un suo aneddoto legato a tutto ciò. Praticamente succede che Carla mi stava riaccompagnando alla fermata della metro. Mi ha detto: guarda, sta piovendo, ti riaccompagno alla fermata della metro. Siamo passati davanti a un negozio di alimentari e ci ferma questo ragazzo e ci chiede: ma per caso avete un caricatore dell'iPhone, cioè del telefono era in realtà, avete un caricatore del telefono? Perché io ho il telefono spento e davanti c'era un negozio di alimentari, anche un negozio bello grande. E se non fosse che io e Carla ci giriamo e diciamo: no, guarda, non abbiamo nulla, e abbiamo proseguito la nostra strada, cioè, verso la metro. Cosa dovevamo fare? Lasciargli? Cioè non aveva senso la richiesta. Se non fosse che abbiamo deciso tranquillamente di andare verso la metro, se non fosse che abbiamo iniziato a sentire che il ragazzo innanzitutto ci ha inseguito proprio correndo e ci ha iniziato a urlare di tutto, che eravamo degli stronzi, eccetera, che lui serviva il caricabatterie, che lo dovevamo aiutare, ma cioè vi giuro pesantemente, cioè insultava proprio, peso. E ha iniziato a correre, cioè abbiamo sentito i passi che si avvicinavano sempre più vicini, tant'è che abbiamo deciso di attraversare la strada, ma lui ha continuato. Quindi vi giuro che ci siamo spaventati, perché poi si è unito a quanto ho sentito, io non mi sono girato anche perché io sono miope e non avevo gli occhiali, che si è unito con altre persone. Io sì, c'era un altro tizio di questi qua che era seduto vicino un marciapiede e quindi tipo lui ha interpellato anche quell'altro come per dire: aiutami anche te, cioè ragazzi. Quindi cosa succede? Che io sono arrivata alla metro, in teoria Carla sarebbe dovuta ritornare indietro passando per quella strada, io non me la sono sentita di lasciarla da sola, quindi gli ho detto: Carla, vieni a casa mia, tanto lei aveva dimenticato la giacca, quindi è venuta a casa mia, ora dorme a casa mia, domani mattina quando vado anche in palestra la riaccompagno a casa perché io non me la sono sentita. Quindi questo mica purtroppo succede anche questo, è la prima volta, vi giuro, che mi succede, soprattutto perché io abito in una zona e abitavo in una zona molto tranquilla. Vi giuro, io sono sempre uscito super truccato, non mi hanno mai detto nulla, mai seguito, mai insultato, è la prima volta perché che... Perché non è uscito con me, a me ne capitano di tutti i colori, ragazzi, ve lo giuro. Ecco, zia Carla, racconta questo aneddoto. Guarda, ne ho veramente una lista infinita, infinita, veramente... Ma ad esempio una volta sono stata inseguita da un tizio, era tipo l'una di notte, ero andata a mangiare in una pizzeria che stava tipo a 200 metri da casa. Stavo sui Navigli, no? Ero in zona di Porta Ticinese, quindi ho fatto solo corso di Porta Ticinese e un tizio, sento, cioè percepisco che mi segue, mi giro e vedo sto tizio che si abbassa i pantaloni, tira fuori il suo gingillo e comincia a correre, quindi io comincio a correre, è stato un inseguimento che è durato un tot di metri e comincia a fare la pipì, ragazzi, e mi becca con la sua pipì nel mio giubbotto. Riesco a scappare, entro dentro casa, mi chiudo,
ciao. Io non sapevo di questa variante di Carla. Onestamente io penso che non la rivedrò mai più dopo questo video. Se voi non, se voi non vedete più Carla nei miei video, ora sapete che lei porta sfiga. No, amo, cioè io attiro i pazzi, capito? Comunque, io pensavo di raccontarvi questo vlog con magari tipo ah sì, parto in un... No, invece amiche, siamo stati aggrediti. Ma vi giuro che io non mi spavento mai. Generalmente sono una persona che io, cioè, normalmente se fosse successo magari a me, magari in una normale serata, mi sarei fermato e l'avrei preso a colpi di ombrello, perché sono una persona, amiche, molto tranquilla, voi mi vedete molto calmo, però non mi dovete scocciare, perché io mi giro e lo prendo a colpi di ombrello. Però questa volta è stato molto più ansioso, innanzitutto sì, perché c'è Carla con me, e seconda cosa perché sta piovendo pesantemente fuori, quindi non mi sembrava il caso. Però sì, non c'era tanta gente in giro, c'era la nebbia, no, c'è tutta la situazione un po' spooky. No, io sì, io generalmente non mi spavento mai, non me ne frega proprio niente, altamente ho fatto veramente cose pericolose. Però questa volta vi dico la verità, mi sono anch'io caricchiato, e soprattutto non mi andava di lasciare Carla da sola, perché Carla mi ha detto guarda, nel caso passo nella via parallela. No, perché questo ti segue anche là, per sì, quanto sì, sei sfigata. Però vabbè, dai, almeno così siamo insieme, sì, facciamo pigiama party. Ora amiche, e noi chiudiamo questo vlog, ci siamo fatti una tisana calda, ora beviamo la tisana, ci strucchiamo, vado a cambiare le lenzuola e Carla dorme da me, domani mattina la riaccompagno a casa. Ci guarderemo tutto... anche una serie coreana, ci guardiamo anche una serie okay, coreana. Quindi non vi preoccupate, siamo vivi, non è successo niente, perché su Instagram vi siete preoccupati tantissimo. E io vi mando un bacio grande grande. Ciao. Ci vediamo al prossimo vlog.